Partita del campionato giovanissimi Under 15 Lega Pro e Arezzo Pontedera, una partita importante per l'Arezzo che si trova al quinto posto della classifica, un solo punto dal tutto cuoio, il quarto posto, ricordiamo che è un piazzamento che potrebbe valere i playoff come quarta miglior classificata, quindi sarebbe veramente importantissimo per la squadra di Andrea Ciavorella quest'oggi continuare una striscia positiva dopo il successo con la Viterbese per 2-0 e quello esterno in casa della Carrarese, trovare la terza vittoria consecutiva. C'è Terzigni in area di rigore, attenzione che stava arrivando, c'è retropassaggio forse qui, eh sì, punizione a due, ci proverà Cardinale probabilmente a cercare un varco, parte Cardinale, trova il gol Cardinale sulla punizione a due in aria, ha trovato l'angolo alto sulla punizione a due in aria, vantaggio del Pontedera, anche se qui c'è una grande giocata sullo stretto di Boldrini, ancora Boldrini resiste, poi Ottaviani in area di rigore, gran controllo, dimenticato, parte il tiro, c'è la deviazione e c'è il gol di Terzigni per il raddoppio della Pontedera. Bus, palla che arriva Matteini, attenzione che c'è Conteduca, ha controllato di testa Conteduca, difende la palla, Giupai gran controllo, ha tenuto bene questo pallone, Giupai prova la finta, Matteini tutto solo, Matteini, la parata di Orsini, che gran parata con cui dice di no Matteini, l'Arezzo poteva andare negli spogliatoi dimezzando lo svantaggio sull'1-2. Angolo che arriva, colpo di testa in rete, sotto misura arriva anche il 3-0 del Pontedera. Risulta Cardinale che dunque mette a segno una doppietta. Orsucci, attenzione, ancora intercetta in aria Terzigni, finisce a terra, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Pontedera. Monito Tozzi che è andato a contatto con Boldrini, il Pontedera è già in vantaggio 3-0. Terzigni contro Sacchetti. Parte il fischio, è spiazzato Sacchetti, è andato alla sua destra, palla sinistra e arriva il 4-0 del Pontedera. Insieme a mister Ciavorella, insomma, una gara che l'Arezzo poteva anche riaprire nel primo tempo perché le occasioni le aveva avute, anche proprio in chiusura con Matteini, poi sono arrivati il 3-2 al secondo tempo e a quel punto insomma c'era poco da dire. Eh sì, partita strana, come dicevi te, sono state veramente tantissime occasioni. Però purtroppo si è preso quel gol, strano anche quello, con un passaggio arretrato sul portiere e da quella punizione poi ecco, siamo andati a riposo. Si è cercato di rimettere la partita sui binari giusti, non ci siamo riusciti, poi siamo, ecco, effettivamente non gli posso dire nulla ai ragazzi perché sotto l'aspetto del carattere, della volontà di poter giocare questa partita con una squadra ostica, ecco, non gli posso dire niente. Dispiace perché effettivamente abbiamo avuto anche un buon possesso palla durante la partita, però ecco, sono partite che, ecco, l'unica parola strana che riesco a trovare è strana, ecco, per chi l'ha vista. Pontedera che aveva vinto 3 delle ultime 4, questa è la quinta vittoria, e poi fino alla fine anche sul 4-0 lottavano su ogni pallone, hanno fatto la gara perfetta sicuramente questa. Eh sì, hanno lottato su tutti i palloni, vedevo raddoppiavano su tutte le zone del campo, bravi davvero, ecco, un applauso al Pontedera. Si allontana il quarto posto, 4 punti, però ancora diciamo è colmabile la distanza. Sì, ora ecco, la classifica lascia il tempo che trova, ecco, i ragazzi hanno fatto un bel campionato fino adesso, un bel percorso di crescita, ora abbiamo questa trasferta importante a Modena dove giocheremo la nostra partita come sempre abbiamo fatto.